Credo che sia un sogno, un progetto forse un po' in controtendenza di quello che stiamo assistendo nel nostro paese in questo momento, che c'è una serie di aziende straniere che fanno shopping nel settore alimentare. Noi invece di farsi far shopping abbiamo deciso con i fratelli Pagani, 104 anni di esperienza nel settore delle spezie, di fare un accordo di partnership entrando nel capitale di Collina Toscana, che invece è un'azienda di innovazione sul prodotto di 15 anni. Unire l'innovazione, il design, la ricerca con l'esperienza di chi poi opera in un segmento di mercato che è l'industria, mentre noi operiamo nel segmento di mercato del retail. Quest'unione rafforza sicuramente il made in Italy delle spezie, rafforza il made in Italy nel settore alimentare e per noi è strategico, perché ci vogliamo posizionare nel mercato come un'azienda che ha ambizioni di diventare leader nel proprio settore. Sul settore delle spezie praticamente se fatturiamo circa 17 milioni, che insieme ai Pagani ci portano a oltre i 45 milioni di fatturato in questo settore e che ci consente di poter competere con le altre realtà italiane e poi nel futuro sicuramente anche quello europeo, perché l'ambizione poi è di competere anche con aziende europee. Io credo che la grande distribuzione abbia preso, credo, favorevolmente questa cosa, perché credo che la grande distribuzione ha un grande interesse che il proprio territorio sia ricco, cioè l'industria, se in questo paese prospera, io credo che i consumi prosperano. Quindi vedere aziende che si uniscono per creare sinergie e sviluppare, credo che sia l'unico sistema per aumentare i consumi. Quindi io credo che da questa esperienza dovrebbe nascere una riflessione di molti miei colleghi, che invece sono arrivati al punto, in un paese molto difficile fare impresa, parliamoci chiaro, che a volte si lasciano andare e cedono il loro lavoro. Io sono di prima generazione, Marco Cardazzi dei Fratelli Pagani è di quarta generazione. Credo che l'ambizione che noi abbiamo è di creare una struttura veramente importante nel mondo, portando il made in Italy e lo stile italiano di un popolo in tutto il mondo, perché il mercato c'è. Guardi, il messaggio che vorrei mandare in maniera veramente positiva è che il mercato sarà solo in crescita. Made in Italy è il terzo brand più conosciuto al mondo, terzo, perché prima c'è Coca-Cola e Ferrari, o Ferrari e Coca-Cola, secondo dei paesi. Cioè avere in mano un brand come il Made in Italy, che non è un brand ma è la definizione, provenienza di un prodotto, non possiamo che veramente guardare il futuro in maniera positiva, perché il mercato c'è e si tratta solo di presidiarlo.